No, Grazie. Giuseppe De Nicolao è fondatore del sito www.roars.it e che analizza la ricerca, la valutazione appunto su questi temi, quindi volevo sentire la sua opinione anche dopo quella dell'anno. Allora, a me sembra un po' un senso di irrealtà quando ascolto certi discorsi. Per esempio, qui l'idea che noi con gli standard di valutazione ci avviciniamo, diciamo, a una dimensione internazionale, però noi che analizziamo quotidianamente il lavoro dell'ANVUR, non possiamo non notare che gli standard con cui ha impostato la valutazione sono lontanissimi dagli standard internazionali, nel senso c'è una letteratura scientifica sulla valutazione, ci sono delle prassi in nazioni importanti come l'Australia, il Regno Unito, e l'ANVUR è andato in maniera completamente divergente rispetto a quello che è lo stato dell'arte. Quindi, per esempio, si è buttato sulle classifiche delle riviste con esiti anche comici, nel senso noi abbiamo avuto il Sole 24 Ore classificato come rivista scientifica. La rivista degli allevatori di suini, suinicoltura, messa come rivista scientifica nelle scienze economiche e statistiche. Sono cose che hanno fatto ridere in Italia, ne ha scritto Gian Antonio Stella sul Corriere, hanno fatto ridere a livello internazionale, se ne è parlato su Times Higher Education, di queste cose qui. E che le classifiche di riviste avessero dei rischi e non fossero più, diciamo, una scelta all'altezza era una cosa che gli australiani avevano già mostrato. Nel Regno Unito non si usa la bibliometria per fare la valutazione della ricerca nazionale e in controtendenza noi usiamo la bibliometria, tra l'altro, come dire, la usiamo con metodologie fatte in casa. Così, anche questo, come dire, non si può dire così, stiamo andando verso una standardizzazione internazionale. Il nostro problema è che noi vorremmo avere un'università all'altezza della ricerca internazionale e ce l'abbiamo, perché poi se andiamo a vedere gli indicatori bibliometrici, quindi la produzione scientifica, le citazioni, le nostre, diciamo, discipline scientifiche dove c'è la copertura statistica di questi dati mostrano che l'Italia è l'ottava nazione al mondo e che la qualità media intesa come impatto, l'impatto medio delle pubblicazioni italiane ha recentemente superato quello degli Stati Uniti. Questa è stata una notizia data su Nature, così. Eppure abbiamo un'agenzia che non è all'altezza di coloro che valutano. È un'agenzia super pagata, 178.500 euro il membro del direttivo. Abbiamo un'agenzia in cui uno dei membri è entrato, è stato nominato e nel suo documento programmatico aveva dei pezzi fatti col copia e incolla, non virgolettati, da testi di altri autori. Vabbè, io però, se posso permettermi, mi terrei adesso sul tema obiettivo della domanda, perché se no ci spostiamo su un confronto politico in cui possiamo poi come dire, tirar fuori i Sì, però nostri. se noi dobbiamo Perché alzare il cioè, livello dell'università italiana. alziamo anche il livello di questo Sì, dibattito, però, no, mi ma questo consenta. diciamo, è importante, nel senso Sì. che questo tipo di valutazione ci aiuta ad alzare il livello.